Bene, siamo in registrazione. Procedo all'appello della seduta 109 di oggi, 9 giugno. Sono presenti i consiglieri Agirolfi. Consigliera Agirolfi, microfono staccato. E allora continuo intanto quella che chiamiamo. Caronia, assente. Ferrara, assente. Gentile, assente. Melluso. Sì, arrivo. Consigliere Melluso. Sono presente, buongiorno. Grazie. Russo. Presente. Presidente Russo, presente. Consigliere Tantillo, assente. Quindi, presidente, Argirolfi. Presente. Bene, grazie. Allora, presidente, tre consiglieri presenti, compreso lei. Ho constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Erano invitati. Verona, Sì, Presidente, io su questo devo dirti che. verifichiamo gli invitati. Ora, Merluso ha qualcosa da dirle, Presidente. Eccola. Presidente, devo dirle che il dottore Verona è cortesemente venuto prima a microfoni spenti per rappresentare la sua piena disponibilità, naturalmente, però il fatto che c'è stato un equivoco sull'orario, che lui era persuaso che fosse alle 11 la sua convocazione e quindi aveva alle 10 una riunione molto delicata. E d'altro canto, nel mentre alle 11 è stato convocato consiglio, dice per cui Dieci. è comunque alle 12. alle 12. Fatto sta che il dottore Verona mi ha pregato di rappresentare, naturalmente, che è disponibile a concordare un'ulteriore data a strettissimo giro, che è sempre disponibile a confrontarsi con la commissione e non si è mai sottratto, ma che oggi ha un impedimento concomitante di natura di gravità. E io ovviamente ho detto che è vero che non si è mai sottratto, pensando di rappresentare il pensiero di tutti, perché il dottore Sì, Verona, assolutamente. noi il dottore Verona ha detto faccia di poker da quando avevano le cose, lui non si è mai sottratto. E comunque può rientrare fra le mozioni di sfiducia, ci mettiamo pure a Poi lui. possiamo anche dal limite, però, La Presidente. estendiamo pure a lui. Una mozione di sfiducia anche per lui. E poi invece c'era l'assessore. Mi pare che c'era l'assessore convocato, Mattei. Sì, Presidente. Ora vediamo chi può chiamare. Anna. Se non dovesse collegarsi l'assessore, predisponiamo subito la mozione di sfiducia. Ma qual era l'assessore? Mi chiedo scusa. Ero distratta, ma ora non lo sarò più. Ho finito quello È una che... new entry. Mantegna. Ah, ok. Assessore Allora, Mantegna Maria. prendiamo atto che è entrato il consigliere Ferrara. Ciao Fabrizio. No, in ogni caso dico al di là ovviamente delle battute, della polemica politica, non so bene l'assessore sinceramente perché, però secondo me è molto opportuno, atteso che tra l'altro l'assessore è di recente nomina comunque che si è accompagnata da Verona, quindi anche se ci ha confermato io riprogrammerei anche con lei, lo dico prima. Ma lei pensa che l'assessore Mantegna non sia all'altezza della situazione? Assolutamente, io Momento sono che d'accordo, a parte che essendo il dottore stato Verona... dirigente Oh, delle ma parti, guardi, l'assessore Mantegna ha Fausto. dimostrato nel regolamento, nelle fasi in cui si è occupata, anzi, di avere un atteggiamento e un'attitudine sempre Assolutamente, positiva. e io ti sto sia dicendo, pure secondo me è dimessa. molto preparata. No, E ma secondo me certo che lo è. pure. E sia pure dimessa dal ruolo di revisore Per quanto la conosco, da la mia Fitti, e stima secondo me è stata una dell'assessore cosa. Mantegna è altissima. Non stavo ovviamente dicendo questo. No, Sto in più va dicendo detto che. pure che il dottore Verona, invece, che è sempre disponibile e gentile, come tu hai giustamente rappresentato, però in quanto a No. informazioni pecca un po', cioè di solito la risposta è non lo so, mi devo informare. Quindi diciamo che venga lui Vabbè, lo a so, però tu sai compensare. pure nella storia Non la proprio di varietà e solito, diciamo l'ampiezza delle sempre. responsabilità assegnate al dottore Sempre, per Verona. carità, Io però la quando era risposta è al. sempre questa, sempre. Io preferisco uno che dice aspetta che mi informo e poi però ti fa sapere a stretto giro a uno Non è mai che parla di successo, però. tutto senza costrutto. Per carità, io sono d'accordo con Beh, te, no, Verona però era diciamo. al patrimonio, noi lo vedevamo più spesso e io appunto l'ho detto perché sapevo di dire una cosa condivisa, che Diceva uno che non sempre si che non sottrae. sapeva quello, non lo sapeva, no, non si sottrae, ammette di non sapere, si informa, però poi non ci fa sapere, è fantastico. Però è sempre gentile, è un piacere parlare con lui. Sì.
Presidente, ha il microfono chiuso. Sì, dico l'assessore che vuole essere sfiduciata, è vero. Stiamo... Sì, ma... ci deve stare molto preoccupata, perché per ora... Sì, però Mimmo che si mette in coda, c'è già la lista stabilita, non è che uno arriva e scavalca gli altri. L'assessore è stato... Non ti sento, Giulia, che succede? Dicevo, non è che uno arriva e scavalca gli altri, c'è una coda. E la io sono d'accordo, la mettiamo in coda. Tra l'altro ieri Giulia, Ugo, quando ha detto, dice, ma tanto non è che tutti gli assessori sono uguali, noi ne stigmatizziamo, dice, alcuni. Per esempio, non stigmatizziamo, e ha nominato l'unico che si è dimesso, quindi non è più assessore, Mattina. Vabbè, ma si riferiva al lavoro. Però posso dire una cosa. Su come lavora Catania potremmo scrivere capitoli, come ha lavorato, io ne parlo al passato ormai. Certamente dopo averlo sfiduciato, sicuramente non lo possiamo invitare in aula. No, oh, assolutamente, non può venire in aula, per noi non è più assessore, già per me non aveva motivo di esserlo prima, ma ora, certo, lui non veniva volentieri, quindi è perfetto. Ma c'è un atto deliberativo che FUMS... Comunque, posso dire che la cosa più brutta di questa vicenda è lui che mette una foto in cui dice sarete seppelliti dalle risate, che in una città dove ci sono 900 morti che aspettano di essere seppelliti suona un po' male. È meglio seppellire quelli che ci sono al cimitero, bisognava rispondere. No, infatti io credo che oltre ad essere imbarazzante tecnicamente è anche moralmente offensivo. Forse non ha idea delle cose che le escono dalla bocca, è non inopportuno. Un gran bastaso, ma proprio grande, grosso. Si può mai fare una battuta così fuori luogo a Palermo? Giulia, nella modalità, io lo sai, sono laico. Dai, ma perché? Si è parlato della vicenda cimiteriale, ciascuno poi, diciamo, valuta. Una risata vi seppellirà è un noto, noto motto anarchico nato nel 68. Ho capito, ma a Palermo poi, forse tutto, in questo momento non è del tutto si può giusto. Equivocare, però voglio dire, si può pure tentare di... No, io non tento niente, mi sembra inopportuno da sempre, ogni sua uscita è una conferma all'inopportunità, all'arroganza, all'ignoranza, alla malafede, è proprio pessimo da ogni punto di vista, sarà tuo amico e mi dispiace, ma proprio... Oh, ma figurati, io penso, diciamo, che quando tu, per esempio, prendi una parola di una persona e la estremizzi e dici quanto questa parola sia un giudizio, vorrei che tu stessa fossi severa al punto da giudicarti su tue singole espressioni. Io magari sono severissima nervosa, con non me, tanto guarda, in forma, diciamo, severissima con me. No, magari non te lo racconto a te, ma fidati. No, ma dico constato che, diciamo, tu sei molto severa con, diciamo, sulle singole parole utilizzate da altri, però voglio dire, secondo me va un po' tentato di capire il senso delle e cose. Quindi questo giustifica uno che fa una battuta sui molti da seppellire a Palermo. Non ha o che gli viene male, no, hai ragione, mi è venuta male. Una che usa il termine, diciamo, meno opportuno da usare in città in questo momento. Ti ripeto, può risultare infelice ai tuoi occhi, questo lo comprendo. Diciamo, vista la cultura politica di Giusto Catania, ti ho detto della provenienza di questo motto, che appunto è una risata. Va bene, è finta, perché un uomo più di estrema destra, più di estrema destra di Giusto Catania, io ancora lo devo conoscere. Poster dell'arresto della nave. È dovuta questa battuta alla sua esperienza politica, di militanza a sinistra. Infatti, questo vabbè, volevo dire. Ma è finta, perché poi in realtà è uno la conosce perché è militato in altre parti. Sì, va bene, ma uno che nega ogni forma di partecipazione, che calpesta ogni forma di condivisione. Ma il compagno Catania è un po' bizzarro. Ma che un po' bizzarro, va? Chiamiamolo così. Bizzarro. C'è tutto tranne che uno di sinistra. No, che è di sinistra non lo puoi mettere in dubbio, se è di sinistra. No, come non lo posso, dire. Beh, colleghi carissimi, io sono d'accordo, beh, nel senso, non viene Verona, l'assessore ha dato... No, l'assessore ha detto che si sta collegando. Ah, vabbè, no, per capire, diciamo, perché sennò poi diventava... Che non era divertente, che potevamo, esatto, animare. Caro mia, chiamiamo l'assessore ancora una volta. Di nuovo, ha detto mi collego subito. È subito quello che mi è un concetto relativo. 3 minuti, daglielo il tempo. Sì, sempre tempo rispetto alle cose. Presidente Russo, lei a volte correttamente ha fatto aspettare l'intero consiglio comunale per che lei giungesse giustamente a palazzo. Bravo, bravo.
Ma abbiamo fisicamente. A qualche assessore? Oh, io continuo a dire di essere severi con se stessi quanto con gli altri. È la linea che voglio tenere oggi. Questa cosa vale anche quando si parla di sversamenti in mare o se l'avesse fatto Cammarata Certo, a Pisa. vale anche quando si parla di sversamenti. Noi oggi abbiamo ricevuto una relazione. Il sindaco ha detto delle cose in commissione ecomafie che andranno dimostrate alla prova dei fatti. Ma ci Fatto sono delle sta che il sindaco ha fotografie, sostenuto che insomma. non ci siano stati versamenti. Di Ma il sindaco conseguenza, andremo alla racconta prova dei male, te lo fatti. Non è che ricordi io quando ha posso detto determinare. Certo che. che era caduto 1 metro d'acqua? Cioè di questo stiamo parlando. Uno che dice che un depuratore non produce fanghi, forse andrebbe rinchiuso da qualche parte, ma E non la politica dovrebbe ascoltare. aiutare a comprendere, non a confondere. A me questo mi fa Appunto, arrabbiare. quello Penso confonde e di dire, racconta io che ho il visto comune è con fermo attenzione perché il la consiglio è relazione alla fermo. Commissione Ecomafie. Stamattina ho ricevuto da AMAP una relazione molto complessa che attiene a fatti tecnici che vanno Ma tu, approfonditi. scusami, loro sono anche di parte, perché non ti leggi la relazione o non ti ascolti quello che ha dichiarato il magistrato Sabella, per esempio? Certo, Per ma io, esempio? ma diciamo, io sto ascoltando e vedendo tutto esattamente come il magistrato Ho Sabella capito. dovrà. E sei in coscienza in grado di dire che se tutto questo fosse successo sotto Cammarata avresti avuto lo stesso atteggiamento cauto che stai avendo ora? Lo puoi dire? Io sono in coscienza, nella piena capacità di dire che non mi sento. Sinceramente, ieri sono stato accusato di non avere coscienza ambientale perché non mi sono messo già a fare il matto rispetto a questa vicenda. Però lo Questa avresti vicenda fatto se è fosse di stato primaria. Cammarata. L'avresti fatto, no? Eh? Se fosse stato Senso Cammarata, Cammarata, l'avresti io ti fatto. sto dicendo che stiamo analizzando alla prova dei fatti il No, fatto che l'amministrazione sostiene che abbiano ma preso la un domanda è granchio. un'altra. Se fosse stato Cammarata, l'avresti fatto. Io sempre dico, voglio arrivare a capire delle cose, quindi per me, diciamo, ho sempre Ho avuto un capito, atteggiamento ma se fosse stato molto Cammarata, avresti avuto lo moderato. stesso atteggiamento. Visto che dici a noi di avere la stessa severità, ti chiedo a te, avresti avuto la stessa severità? Cioè di capire prima di esprimere un pensiero? Sì, certamente sì. Sono solito farlo comunque, sono molto severo su questo. Quindi non sto dicendo naturalmente che non bisogna approfondire o che per esempio il Consiglio Comunale non deve essere messo nelle condizioni di approfondire la vicenda. Io su questo sono perfettamente d'accordo e sto personalmente approfondendo. Sto dicendo però naturalmente, che anzi io sono contento che la Giunta e l'assessore e il sindaco si vogliano difendere da queste accuse, perché se la mia amministrazione dimostra che non ci sono stati sversamenti, qual è oggi la parola del sindaco? Io perché devo essere sconto? Io sono contento. Siamo alla prova dei fatti. Ma ci sono le foto? Le foto come sono state truccate dalla magistratura? Giulia, fermiamo i Chiedo scusa, motori. Fermiamo basta. i Buongiorno, motori. Ha assessora. chiamato l'assessore Maria Cinzia Mantegna. Buongiorno, assessore. Oh, No, assessora, se assessore, assessore, preferite. preferisco Assessore, grazie. l'assessore. Grazie. La mia stima, questa cosa di dire assessore è fantastica, grazie. Brava assessore. Allora, Buongiorno, mi scuso, ma ero in terza commissione, quindi non mi lasciavano andare. va bene. Allora, l'assessore l'abbiamo invitata per questa giornata sul regolamento di utilizzo di somme con forma di democrazia partecipata, legge regionale numero 5 2014. Era una desiderata la parte, giusto, doveroso menzionarlo, da parte del collega Fausto Melluso, e abbiamo accolto questa come commissione questa opportunità e quindi l'abbiamo invitato per questo motivo. Le do subito la parola, oppure se vuole posta direttamente la domanda, do la parola al collega Fausto Melluso, se vuole aggiungere qualche altra cosa. Fausto, se vuoi aggiungere qualche altro particolare. Sì, Presidente, ma veramente una battuta velocissima, soltanto per dire che noi continuiamo a fare il nostro lavoro nell'espressione dei pareri sugli atti di competenza della nostra commissione e atteso che il nostro comune si è trovato anche in passato a perdere risorse che erano utilizzabili nell'ambito di processi partecipativi per la mancanza di regolamentare, pensavo che sarebbe stato un lavoro conducente. Scusi Presidente, le ho escluso il microfono, mi sono permesso, perché faceva chiasso, e mi sembrava conducente la prospettiva di esprimere parere su una delibera che potrebbe consentire al Comune di Palermo in futuro di non continuare a perdere delle risorse
col doppio risultato, da un lato intrinseco direi, cioè l'impossibilità di attivare dei processi partecipativi, dall'altro anche di dare un'immagine, diciamo, pessima rispetto alla propria capacità, appunto, almeno di adeguare i propri regolamenti alle novità normative. Per cui pensavo fosse, diciamo, una cosa utile per la nostra commissione successivamente proporre all'Aula, per quanto in questa situazione politica non so se riusciremo, di trattare l'atto, che è un atto comunque che ha una sua rilevanza. Atteso che il dottore Verona non potrà prendere parte, ovviamente vorrei valutare con l'assessore se, diciamo, preferisce riprogrammare in una data in cui avere, diciamo, il supporto degli uffici, o se alternativamente pensa di volere comunque procedere alla discussione. A questo punto ritengo che possiamo dare la parola all'assessore Mantegna. Prego, assessore. In verità il mio incarico è arrivato neanche un mese fa e quindi a velocità supersonica sto provando a stare a prendere il passo, no? E quindi in questa maratona l'assessore Martina, che mi ha preceduto, diciamo, ha fatto un alto lavoro di ingegneria perché ha attivato tantissime, diciamo, attività, tantissimi progetti, intese, eccetera. E quindi sto provando a stare appunto al passo. Devo dire che rispetto a questa cosa so che c'è un grande diciamo, lavoro rispetto ai processi partecipativi, sia del mio assessorato che degli altri assessorati, e forse avrei la necessità proprio di avere un tempo ragionevole per sentire i miei dirigenti e i miei collaboratori. Abbiamo avviato rispetto a questo tema con l'ufficio PON e poi con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, insomma ci sono tanti aspetti che hanno a che fare con questo tema, per cui forse se ci dessimo un tempo di qua, una settimana, 10 giorni, forse questo per me sarebbe utile per rendermi utile a questa commissione. Sono stati giorni anche intensi perché ovviamente, come sapete, gli aspetti dell'assessorato sono molteplici, a cominciare a partire da quello che è l'ascolto delle persone in difficoltà. Abbiamo veramente in questa fase l'emergenza abitativa con il tentativo di dare ascolto e sistemazione alle persone, e quindi vi chiedo veramente di darmi un attimo di tempo per venire in convocazione con elementi produttivi e di maggiore conoscenza. Va bene. Assessore, colleghi, noi abbiamo ascoltato la relazione che ci fa l'assessore. Ma voi la decisione su come programmarci per i lavori successivi, per tutti gli elementi possibili, lo concordiamo fin da adesso? Sì, possiamo, ecco, possiamo darci una data, senz'altro. Poi, assessore, noi inviteremo il dirigente che oggi purtroppo si era programmato in maniera diversa la giornata, e quindi ci deve comunicare soltanto a tutte quelle persone, a tutte quelle figure che lei ritiene, uno, due, che sì, lei ritiene che siano, siano in condizione di poterci aiutare nel avere tutti i chiarimenti possibili su questo regolamento. Ok. Vabbè, vogliamo programmare la data già fin da adesso, se volete. Sì, possiamo... Ma lo vogliamo, verifichiamo subito, noi con la segreteria e lei
deve vedere soltanto chi invitare per noi. Sì, sì, poi questo vi a stretto giro vi faccio sapere. Io in questo momento non ho perfettamente, però dico, forse possiamo andare dalla anche il 22 giugno. Quello alla metà della settimana, perché già la prima parte della settimana l'abbiamo impegnata, se no dobbiamo andare all'altra ancora. E quindi cosa proponete il 24? Allora io propongo che a partire dal 17 noi siamo disponibili a qualunque giornata. Potremmo fare anche il 18 se volete. Va bene, per il 18, ok? Ok. Allora, venerdì 18, ok? A che ora? E alle 10 del secondo appello, va bene? Ok, okay. Va bene. Allora, se ci fa avere in commissione, in segreteria, ci fa avere le persone che dobbiamo invitare oltre. Sì, oltre. Sì, va bene. Va bene, assessore. Ok, va bene. Vi ringrazio tanto. Grazie, grazie. E allora, colleghi, diciamo che possiamo soltanto ricordarci che domani abbiamo un incontro con l'assessore Martorana, il capo area Galatioco e il funzionario Paolo Di Matteo sul regolamento e applicazione canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione e esposizione pubblicitaria. Io spero che domani possiamo cominciare un lavoro diciamo sinergico con questo regolamento, perché è così complesso che francamente mi trovo in difficoltà. Io penso che non basterà una sola giornata per poter chiarire tutto questo, ma questo lo vedremo già a partire da domani. Scusa Presidente, a quale atto facevi riferimento? Mi sono distratto un attimo. Regolamento applicazione del canone patrimoniale, no, che è una riunione del suolo pubblico, autorizzazione e esposizione pubblicitaria. Guardatemi, è una cosa così complessa, dove c'è dentro tutto. Da chi deve fare i traslochi, da chi deve fare il piano pubblicitario, chi deve fare. Non avete la più pallida idea. Non avete la più pallida idea. Non so se gli avete dato uno sguardo, comunque vi consiglio di cominciare a dare uno sguardo, perché domani sicuramente sarà molto, molto complicato. E allora, a questo punto è inutile che restiamo qui a temporeggiare, ci prepariamo per la seduta del Consiglio Comunale, che oggi sarà ancora più lunga di quella di ieri, perché affronteremo posso solo chiederti, Presidente, quando... Sì, prego. Scusami se ti ho interrotto, volevo sapere quando è che possiamo inserire... Dice, lo fai sempre, che fai? Volevo sapere quando possiamo inserire nel verbale la trascrizione... mi ricordo che giorno era 10 di marzo, quando il segretario mi ha aggredita, avevamo incaricato povera. Mariella era incaricata di fare questo verbale. E l'ho fatto, povera, allora lo possiamo. No, ora dico. È fatto, domani Mariella è qui, perché oggi ha avuto l'impegno. No, oggi no, vabbè, domani lo facciamo. E quindi è rimasta perché come me con la macchina a casa. Io ieri ho avuto la sorpresa che non potevo uscire iniziare in macchina, quindi ho dovuto trovare un passaggio, e ringrazio la persona che l'ha fatto, è stata grandiosa. Va bene, allora a questo punto io inviterei la segreteria a dare lettura del verbale odierno e di metterlo in votazione in maniera da chiudere e prepararci per questa bellissima giornata. Bene, Presidente. E allora passo alla lettura del verbale 109 di oggi, 9 giugno. Il consigliere Tantillo alle ore 9.02 in prima convocazione in modalità telematica
Constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta al secondo appello. Alle 10.11 il presidente Russo, in presenza dei consiglieri Agiroffi e Melluso, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. La registrazione della seduta, che costituisce parte integrante del verbale, sarà visionabile al link del Comune di Palermo. Per il contenuto integrale della seduta e in dettaglio per tutte le singole dichiarazioni dei signori consiglieri e o di eventuali intervenuti, il presente verbale è in assoluta conformità a quanto descritto dal vigente regolamento di Consiglio Comunale, rinvia la videoregistrazione della seduta odierna. Argomenti da trattare, comunicazione del Presidente, regolamento utilizzo somme conforme di democrazia partecipata, legge regionale numero 5 del 2014. Approvazione del verbale odierno, varie ed eventuali. Il Presidente apre i lavori e chiede notizie sugli ospiti invitati per oggi. Alle ore 10.13 si attesta la presenza del consigliere Ferrara. Il consigliere Melluso comunica alla Commissione che il dottore Verona è intervenuto prima della registrazione, spiegando le motivazioni per le quali è impossibilitato oggi a partecipare a causa dei precedenti impegni istituzionali. Alle 10.17 si attesta la presenza del consigliere Gentile. La Commissione apre un ampio dibattito sui lavori di Consiglio Comunale di ieri. Il Presidente saluta e ringrazia l'assessore Mantegna, che nel frattempo si è collegato, per essere intervenuto. Il consigliere Melluso interviene al fine di motivare la richiesta di discutere il regolamento di cui all'ordine del giorno. L'assessore Mantegna comunica che, dato il breve lasso di tempo dalla Covid, chiede la possibilità di riprogrammare l'incontro al fine di meglio poter rispondere a quanto in discussione. Il Presidente prende atto di quanto dichiarato e chiede la disponibilità a concordare una data prossima, proponendo anche l'intervento degli uffici per giorno 18 prossimo 21. Ringrazia e saluta l'assessore e comunica l'ordine del giorno di domani in discussione in commissione, ovvero il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e gli invitati alla relazione. Il Presidente, non avendo altro da discutere, invita la segreteria a dare lettura del verbale odierno e porlo in votazione per appello nominale. E passo a chiamare i consiglieri per l'appello. Il Presidente sarebbe adesso chiamiamo. E allora, consigliere Agiroffi. Le avevo detto già di mettere le voti. Sì, aveva il microfono. No, sì, no, favorevole, scusatemi. Sì, consigliere Agiroffi. Favorevole. Consigliere Caronia. Assente. Ferrara. Favorevole. Gentile. Favorevole. Melluso. Favorevole. Presidente Russo. È arrivato il favorevole al microfono chiuso. Favorevole. Consigliere Tantillo, assente. Bene, Presidente, i consiglieri presenti tutti favorevoli. Ad unanimità dei presenti, la seduta numero 109 del 9 giugno 2021, il verbale è approvato. Sono le 10.40, invito la segreteria, la seduta, dichiaro chiusa la seduta e invito la segreteria a staccare la registrazione. Bene. Buongiorno ai colleghi, buona giornata. Ciao Presidente, una cosa soltanto.